Un po' da giocare, infatti pure quando stavo facendo qualche missione su Genshin dicevo: ma lo sai che Wuthering Waves, come dire, quella scioglievolezza nel combattimento, soprattutto se giocate prima a Wuthering Waves e poi giocate a Genshin, dite ok, tutto bello, ma dove posso cambiare, switchare, fare cose, attacchi in salto, summon incredibile, un pochino mi manca. E soprattutto ragazzi, in questa settimana sono entrato un pochino nella community di Wuthering Waves e mio godo supremo cosa ho scoperto. Ho cercato di non spoilerarmi niente, però ho scoperto alcune cose che voglio condividere con voi. La prima cosa è che ho trovato una specie di team prototipo per poter usare la tipa che fa Kung Fu, che sarebbe il team composto dalla tipa che fa Kung Fu, Rover, che sarebbe la nostra main protagonist incredibile, e poi la tipa che ha quella specie di cigno sus. In realtà c'è una variante di questo team con al posto di Rover la tipa vestita di blu che fa il vortice tipo Kasua, e potrei provarla, però credo che lei tipo sia dello stesso elemento di quella che fa Kung Fu. Facendo così ho tre elementi tipo, e quindi potrebbe venire meglio. Quindi oggi testeremo questo team incredibile. L'unica cosa che ho fatto rispetto all'altro video è stato finire la missione, che veramente mancavano tre dialoghi, una cutscene di lei che camminava e la missione finiva. Poi sono andato nello shop di Wuthering Waves e ho scoperto, come Genshin, che tu puoi avere tramite dei cosini che sembrano dei coralli, puoi comprare le sferette per le summon. Quindi ne ho comprate 12, incredibile. Quindi abbiamo un'ultima summon da provare per poter droppare Yin Lin. Se non la troviamo, ragazzi, e prendiamo la prossima waifu nella 1.1, che ce ne stanno due che sono veramente assurde. Però Yin Lin ammetto che mi attirava un pochino, però è anche vero, ragazzi, che sto all'inizio, quindi qualsiasi personaggio mi va bene, ok? Poi ho portato i tre personaggi al 20 con le loro armi al 20. Ho solamente due armi viola, infatti alla tipa col cigno gli ho messo un'arma 3 stelle al 20, perché ragazzi siamo all'inizio. E l'altra cosa che ho scoperto, ragazzi, è che la community di Wuthering Waves ama in maniera proprio mastodontica Rover, che sarebbe il nickname dato alla protagonista femminile. Per carità, pure il maschietto è abbastanza amato, ma lei, ragazzi, in nome del godo, io non potevo immaginare quanto, capitemi quando dico quanto, la community ami un Rover. E la cosa divertente è che se voi andate a leggere i commenti di quelli che giocano a Genshin, quelli che giocano a Honkai e pure altri gacha, tutti questi giochi rosicano, ci sono pure delle fan art bellissime su questa cosa, del fatto che il Rover sia così dannatamente attraente. Infatti secondo me Kuro Games, birbantini, l'hanno fatta pure apposta secondo me sta cosa, e hanno creato finalmente un personaggio femminile gratuito, perché è la protagonista del gioco, dannatamente attraente. Ci hanno pensato bene, hanno detto: sentite, noi dobbiamo creare un gioco da zero, dobbiamo creare un protagonista maschile e una protagonista femminile che siano attraenti, ragazzi. Facciamo un bel maschione, e infatti pure il maschione è venuto bene, ma la protagonista femminile la dobbiamo fare superiore a tutte le altre protagoniste di metà dei gacha che ci sono. E ci sono riusciti, perché sinceramente, con tutto l'affetto che voglio alla protagonista di Genshin, Rover è another level, ragazzi. Comunque, direi di prendere la nostra Rover adorata. Io vi dico solo questo: se voi mettavate davanti alla faccia il design di Rover, io che non so nulla di Wuthering Waves, io vi avrei detto: wow, dove posso summonare per lei? Per dirvi, ok? Allora, lei mi piace tantissimo, infatti oggi la testeremo anche questa signorina sus. E direi di partire, ragazzi, con le summon, che dite? Questa cosa, meno male che l'ho letta. Avevo messo un altro personaggio, questo qui, Calcaro, che mi sembrava fighissimo, ma meno male che ho letto che in realtà il personaggio più OP qua dentro è questa tipa che si chiama Verina, che sarebbe praticamente la Naida di Wuthering Waves. Cioè, per carità, pure alcuni che dicono che lei è molto forte, questa tipa con i capelli rosa, però Verina a quanto pare è fortissima, infatti l'ho messa, tante volte la troviamo, perché praticamente lei è un super healer che serve tantissimo all'inizio, ogni colpo rimette la vita, insomma cose susso, quindi vedremo se la troviamo prima o poi. E adesso, ragazzi, abbiamo 12 pull per lei. Voi mi direte: ma ti conviene summonar per lei? Vabbè, ragazzi, è una gnagna atomica. Secondo me è un buon 5 star per inizio del gioco. Ok, che non ho la sua arma, però, ragazzi, pure all'inizio su Genshin non è che tu segui il meta, segui l'istinto. Lei mi sembra tanta roba. Ovvio, i personaggi della 1.1 sono tanta roba. Vediamo un po'. Intanto facciamoci queste due singole. Almeno facciamo crescere un po' il PD, più che altro, perché ce l'abbiamo abbastanza basso. Vabbè, skip incredibile. Un'altra summon singola. Ok, abbiamo trovato una pistola sus. 10 pull per Yin Lin. 3, 2, 1, vai! Godo! Yin Lin incredibile, pazzesco assurdo! Niente. Ragazzi, ci ho provato. Ho concentrato il mio godo. Vabbè. Vediamo di trovare almeno un 4 stelle che ci potrebbe essere utile, pazzesco assurdo. Ah, ok, un tizio nuovo.
Io pensavo fosse forte, però l'ho visto basso nelle top dei personaggi, quindi non lo so. Ah, che figo l'orologio! Sus, figo. Che poi l'orologio mi sa me l'hanno dato nella missione di prima. Andiamo a incontrare le nostre amiche. Ah, giusto, qui abbiamo questo gadget Sus molto Sumeru, che mi attira molto. Non ho neanche esplorato, ragazzi, questo paesino Sus, eh. Ci sono un sacco di negozietti Sus che vorrei esplorare, però lo faremo con calma. Si magna? Cioè, ragazzi, con tutto l'amor del godo, cioè, Rover è assurda, ragazzi, io ve lo dico. Cioè, io vi giuro, tra loro tre, quella che sembra una 5 stelle è Rover. Non sto scherzando, eh. Poi sì, altra cosa che la community adora è il fatto che puoi skippare i dialoghi, ragazzi. Per carità, con tutto il rispetto. Cioè, vi rendete conto che adesso io posso fare questo, volendo, e skippo i dialoghi? È assurdo. Ah, ho sbloccato gli eventi. Ah, ma dai, serio? Ah, che bella, dei 5. Ragazzi, vedi? Tanta roba. Al quinto giorno mi danno una copia di lei, che infatti mi sembra sus lei. Ok, abbiamo una sferetta. Ah, possiamo testare i personaggi. Vabbè, questa cosa proprio come Genshin. Poi abbiamo questo che, ok, me li dà in base al livello. E questo pure, va bene. Molto figo il fatto che puoi anche skippare i dialoghi. Questa cosa Genshin non l'ha voluta mai implementare. E mi pare che la loro risposta ad alcuni che avevano detto ma perché non mettete lo skip dei dialoghi? La loro risposta all'epoca era stata: perché noi abbiamo rispetto di coloro che fanno i dialoghi e non sarebbe rispettoso mettere lo skip dei dialoghi. Però è anche vero che secondo me Genshin avrebbe bisogno dello skip dei dialoghi. Secondo me. Ok, abbiamo sbloccato l'atto 2. Ah, ecco, stiamo incontrando lei, fantastico. Eccola qua, la nostra adorata. What is your business, young lady? Young lady. It's my third shift and you're... I personaggi hanno queste voci molto profonde, incredibile. Io la chiamo la ragazza che fa fufu per adesso, ma mi piace da morire, ragazzi, da morire il suo design. Infatti non vedo l'ora di testarla con voi, ragazzi, appena mi danno un po' di combattimento. Questo non lo possiamo fare, ma io quindi potrei testare lei? No, ragazzi, testiamola subito, allora. Come grafica, mi piace più questo tutorial quasi di quello di Genshin. Ah, ok, quindi lei ha questa sbarra viola che si carica in base a tutto quello che facciamo. Ragazzi, capisco perché questo banner con lei ha venduto. Vediamo un po' come combatte. Cioè, lei combatte col pupazzo, tipo? Ok. Wow. La voce è assurda. Carino! Quando la sbarra si carica, lei fa quell'attacco sus. Che dove si mette in posa, figo. Switchiamo un attimo in lui, va? Fichissimo lui come combatte. Ah, lui fa tipo le mosse di Kung Fu. Poi abbiamo lei, come la solita. Ok. Vediamo un po' la ulti. Wow, ragazzi. Ok, la ulti è un po' sus. Beh, non è male lei, eh. Ma come fanno a dire che lo stile di combattimento è identico a Genshin? Completamente diverso, ragazzi. Cioè, poi un'altra cosa che mi piacerebbe capire sono gli elementi. Se gli elementi effettivamente hanno senso. Wow. Fighissimo, ragazzi. Veramente figo. Però ripeto, non me lo sento ancora mio lo stile di combattimento di Wuthering Waves. Ci vorrà un po', verso il secondo episodio, ragazzi. Non è che ho giocato off camera tantissimo, eh. Però non lo sento ancora mio. Da quello ho capito, qualsiasi nemico ti droppa le resonance. Quindi vediamo un po', eh. Ok. Va bene. Tizio a caso. Okay. Allora, abbiamo sbloccato il senso alla Genshin, per capirci. Queste persone sembrano abbastanza sus, non credo vogliano combattere malamente, ve lo dico. Sembravano innocenti. Attenzione, lei gli ha pure dato del denaro sus e lui infame alle spalle. Ma io l'ho detto, ragazzi, erano troppo sus. Ragazzi, altro che bravi ragazzi. Io ho detto che erano sus. Ah, questo è sus. Mai fatta sta roba. Long press and drag the connect. Oh, mi ricorda un giochino per cellulare che esisteva tantissimo tempo fa. Ragazzi, per adesso io non trovo nemici da uccidere. È una cosa assurda. È un dungeon questo? Mi dà 30 gemmine. Ci proviamo? Vai, proviamoci.
Beh, veramente ragazzi, mi potevo immaginare qualsiasi cosa in questo dungeon tranne questo. È tutto susso ragazzi, vi giuro. Ok. Cioè, mi aspettavo dei nemici assurdi, mi sono ritrovato Super Meat Boy. Eh sì, veramente un well deserved award. Ok, siamo stati pure di livello, GG. Beh, ragazzi, ci sono anche questi tipi di livelli in Wuthering Waves. Va bene, assurdo però va bene. Immagino che ne siano certi andando avanti che faranno paura. Finalmente dei nemici sus. Oh! Ok, andiamo un po', va? Ok, credo di aver fatto dei danni importanti. Yo! Che poi praticamente alcuni fanno una battuta che c'è il Pokédex di queste creature. Ovviamente assorbendo gli Ego possiamo anche far salire di livello e possono diventare addirittura da verde a viola. Ragazzi, tanta roba. Più che altro perché mi dice che per portarla al 40, come in Genshin, servono robe, sus. Io prendo tutto, prendo pure i pesci. Figo! Prendiamoci pure questo. A 10, attenzione, è fortissimo. Ok. Ok, mi sa che io l'ho fatto male. Ok, vabbè. Abbiamo preso un tizio gigante. La stamina pure è sus, vedete, si consuma solo quando fai lo scatto, altrimenti puoi correre all'infinito, non è come Genshin pure questo. Questo? Ah vabbè, basta fare così, tipo? Così? Ok. Molto bene. Ah, qui devo usare questo potere qui, vuoi vedere la scatolina? Guarda un po', guarda che bravo. Eccola. Molto bene. 25? Oh, vediamo un po' la ulti sua. Wow. Oh, buona mano. Appear before me, rejuvenating snow. Ok, con calma. Figo. One with the sounds. Piace. Administering first aid. Swift and resolute. Beh, il combattimento se prendi il ritmo è figo, eh. Ok, abbiamo preso uno scarabeo viola. Ok, figo. Che proprio adesso non stiamo perdendo vita, quindi non so se dipende dal fatto che uno di questi personaggi rimetta la vita. Quindi sus questa cosa. Allora, una cosa che ho notato, sicuramente non ci sono gli elementi. Almeno credo. Ok. Quindi io posso usare un'abilità alla volta, vedi? Premendo L1. Non posso mettermene 3, altrimenti sarebbe stata troppo rotta. Adesso lei c'ha questo e lei c'ha questo. Ragazzi, io ripeto, il fenomeno Wuthering Waves per adesso sta funzionando. È anche relativamente presto per pensare se veramente, come dire, Genshin ha trovato il primo rivale, ragazzi. Però, quello che, come dire, quando c'è la guerra di queste cose, quello che la gente non capisce è che un po' di competizione fa bene a tutti. Perché, secondo me, Genshin un po' di strizza l'ha presa. Perché vuol dire che la Genshin comincerà magari a fare piccoli upgrade che la gente chiede da tanto tempo. Hanno aumentato le resine, mettono il nuovo Abyss. Quindi vedete ragazzi, in realtà è positiva questa cosa. Io mi ricordo quando uscì Tower of Fantasy, tutti, ah mamma mia, Tower of Fantasy sconfiggerà Genshin. È morto subito Tower of Fantasy, purtroppo. Quello non l'ho mai giocato, Tower of Fantasy, però secondo me Wuthering Waves è un altro livello rispetto a Tower of Fantasy. Poi ho un sacco di resine, ragazzi, ma non so ancora i boss dove sono per spenderla, quindi vabbè, all'inizio ci sta pure in Genshin. La cosa bella di questi video è che ovviamente registro un bel po', poi vi taglio, vi metto, ragazzi, i momenti più simpatici all'inizio delle serie del canale. Io avevo pensato a una serie dove appunto vi portavo anche dei gacha, no? E sono contento che per adesso sono già riuscito a portarvi Genshin e vi sto portando già Wuthering Waves.
Sicuramente poi vi porterò anche Zenless Zone Zero, che mi piace molto il suo combattimento. È molto frenetico, mi ricorda un po' Wuthering Waves. Come metto a parlare adesso della roba di Wuthering Waves, che assomiglia pure qui un po' a Genshin, perché noi la cinematic non l'abbiamo vista insieme perché non mi ha registrato. Però praticamente noi vedevamo questa specie di idea, e noi abbiamo il potere appunto di assimilare, a quanto pare, mostri. Questi mostri sus, che però vediamo noi rispetto agli altri, li possiamo combattere noi rispetto agli altri, è molto sus, ragazzi. Però il design dei mostri, nella sua semplicità, funziona. Ci deve essere sempre il cliché del tipo che usa la lancia con i capelli verdi, c'è Zhao, c'è quello in Honkai, c'è pure lui. Lui, se non sbaglio, era il personaggio del banner primo proprio di Wuthering Waves, prima di questa Yinlin qua. E a quanto pare lui era fortissimo. Sì, evoca il Drago Sus, ragazzi, il Drago Sus è il Drago Sus. Qinglong. Ah, è tipo un comandante, figo, mi piace. Ah, devo usare lui? Wow, fichissimo. Ragazzi. Bimbo mena. Wow, beh, mena ragazzone, eh. Ulti. Wow, fichissimo. Visto come gli occhietti diventano sus? Però no, ragazzi, se non lo vedo, ragazzi. Mi sta facendo il culo. Ah, sì, perché vedi, pure lui ha la combo sus. Ok. Devo capire ancora come schivare sus, perché l'arte dello schivare non è ancora mia. Però con calma. Ok. Sì, praticamente lui si potenzia l'arma, che figata, col potere del dragone, fighissimo. Ok. Ok. Wow. Fighissimo che si potenzia con questo potere mistico del Drago Sus. Va bene, figo, figo. Cioè noi ci siamo collegati in maniera spirituale a lui. Fighissimo. Amico, ma per fare una brutta fine Sus? Eccola. Ok. Ah, non tutti, vedi, i nemici puoi fare la resonance, vedi? Non so quanto sto registrando, ragazzi. Vi ripeto, mi sta prendendo veramente un botto. Più del previsto, ragazzi. Quindi io ho fatto il parry. Ah, perfetto. Oh, mi sa che è ora di smettere di registrare, ragazzi. Mi ha fatto un errore di connessione sus, un po' sus, quindi mi sa che è destino. Ok, va bene, ragazzi. E con questa posa super sexy della nostra Rover, direi che questo episodio di Wuthering Waves può finire qua. Incredibile. Noi ci vediamo nel prossimo episodio di Wuthering Waves, sperando che ovviamente tutto questo vi stia piacendo. Mi sto sinceramente divertendo più del previsto. Finiremo ovviamente la trama, e poi ovviamente quando arriveremo all'endgame, che non so quanto ci vorrà, lì allora diventeranno magari episodi tipo Genshin, vi faccio vedere ogni tanto, tot al mese. Però per adesso, ragazzi, tanta voglia di esplorare, quindi sono contento, più che altro perché giugno e luglio vorrei fare tante cose, mi servono dei video freschi e veloci da mandarvi. Wuthering Waves e un'altra serie che vedrete prossimamente mi sono state veramente utili, incredibile. E allora sono con voi e ci vediamo al prossimo episodio.